Idee e proposte, un open day per discutere insieme ai cittadini e associazioni e operatori economici del futuro della piastra del lungomare di San Girolamo Fesca a Bari, con l'obiettivo di valorizzare gli spazi del waterfront attualmente nel degrado. È stata l'occasione per visitare i locali della piastra, mettere sul tavolo progetti di utilizzo degli spazi esistenti e aprire un confronto sulle potenzialità di quei luoghi in termini attrattivi per il quartiere e per l'intera città in vista della pubblicazione del nuovo bando per la concessione dei locali. Il programma ha previsto inoltre momenti di sport, musica, animazione, laboratori per bambini, ragazzi e famiglie e proposte di street food, sperando di vedere quel luogo per troppo tempo abbandonato, sempre così. È una giornata di incontro e di ascolto soprattutto di tutti gli operatori della città, le associazioni sul waterfront per verificare la destinazione di questi locali. Purtroppo, stranamente, l'ultimo bando è andato deserto. Oggi c'è anche la presenza dello Stato, ci sono le forze dell'ordine a testimonianza del fatto che questa zona è presidiata e vogliamo coinvolgere tutti i cittadini per capire se questi locali devono essere solo dei locali destinati a somministrazione di alimenti e bevande, a ristorazione, come avevamo pensato, oppure ci possono essere delle esigenze diverse. E già nei primi incontri che stiamo avendo in questo pomeriggio emerge la necessità di avere degli spazi a disposizione delle associazioni che si occupano degli sport acquatici, oltre che il CONI, che come sapete attraverso la struttura del CUS ha preso un locale dalla Capitaneria di Porto per poterlo utilizzare per il canottaggio, però ci sono altri sport acquatici come la vela, il SUP, il surf, che sono interessati ad utilizzare alcuni locali. C'è qualcuno che vorrebbe realizzare una ludoteca, altre attività economiche che sono per esempio negozi che vendono attrezzatura legata al mare, che sarebbero disponibili a prendere questi locali. È nata l'esigenza anche da parte di qualcuno di ridurre la metratura. Stiamo incontrando gli operatori, le associazioni di categoria della città oggi qui, facendo vedere anche le planimetrie, le superfici, i servizi che ci sono collaterali, e speriamo tra qualche giorno, dopo aver fatto questa fase di ascolto, di poter pubblicare nuovamente il bando e poter animare questo tratto di lungomare, di spiaggia, così come la stiamo animando nella giornata di oggi.